Buonasera, buonasera a tutti. Il webinar di questa sera copre un argomento molto interessante, in qualche maniera particolare, dal momento che finora ci siamo occupati di prevalentemente, se non esclusivamente, di emicrania, o comunque di forme legate all'emicrania, come l'emicrania cronica. Ed approcci terapeutici che in parte potevano essere di utilità anche per altri tipi di cefalee. La cefalea a grappolo rappresenta un tipo di cefalea sicuramente più rara rispetto all'emicrania, bisogna considerare che l'emicrania è una forma molto molto diffusa, però di grande interesse perché la mancata riconoscimento, identificazione di queste forme. Specie in passato, ma anche oggi capita di vedere pazienti che per lungo tempo sono stati seguiti in vari ambulatori senza che si arrivasse ad una diagnosi precisa e quindi anche a una terapia precisa. Come sentirete dalla dottoressa Martalena, che lavora al centro cefalee dell'Istituto Mondino di Pavia, ha un ambulatorio specificatamente dedicato a questa malattia. I centri più importanti, i centri cefalei più importanti, hanno addirittura degli ambulatori di terzo livello come questo. Questo perché ogni forma richiede delle competenze molto elevate, competenze che la dottoressa Lena ha, occupandosi di questa. Delle cefalee in generale, di altre patologie neurologiche in generale, ma in maniera particolare di questo tipo di cefalee. Prima di cedere la parola a Serena, che ringrazio molto per la sua partecipazione, cedo la parola a Lara Merighi per i tradizionali saluti di Alleanza Cefalagici. Poi alla fine, ovviamente. E discuteremo sulla relazione della dottoressa Lena. Lara, prego. Buonasera a tutti, io sono Lara Merighi, coordinatore nazionale di Alce Group Italia. E sono felicissima che si parli anche di cefalea a grappolo, perché è una malattia molto, molto invalidante. È un dolore assolutamente insopportabile, quindi il fatto che se ne parli aiuta anche le persone a capire di più la propria sofferenza e impara sicuramente anche a sentirsi una persona capita. E questa è una cosa che succede raramente. Quindi io sono felicissima che stasera si parli di cefalea a grappolo e che sia la dottoressa Lena a parlarne, perché è una persona e una dottoressa e specialista molto molto brava. Quindi la ringrazio tantissimo, dottoressa. E quindi adesso a lei per aiutarci curando ferite che da tanti tanti anni non sono state curate. Quindi la ringrazio moltissimo da parte di tutti i pazienti grappolati, che io chiamo fratelli grappolati. A lei la parola. Non si sente, non ha il microfono Ti dà attaccato. il microfono, Marta. Grazie mille, un saluto cordiale a Mamma Lara, al professor Sandrini, agli organizzatori e anche a tutti quelli che sono in questo momento collegati. L'argomento effettivamente, come ha detto, però non parte dall'inizio, l'argomento effettivamente, come ha detto il professor Sandrini, è un argomento molto interessante e anche di grande attualità, in quanto possiamo dire che è un po' sulla scia delle nuove scoperte che ci sono state negli ultimi anni proprio per
l'emicrania, che è la patologia più frequente, anche la cefalea grappolo, che è sempre stata, essendo meno frequente, un po' messa da parte, ne ha, diciamo così, giovato. E quindi diversi farmaci che di recente sono stati vengono utilizzati proprio nuovi per l'emicrania, sono stati testati anche nella cefalea grappolo. Purtroppo non con i risultati proprio che ci aspettavamo. Dunque, cefalea grappolo che sicuramente molti, la maggior parte di voi, conosce. Come potete vedere in questo video, che è molto esplicativo, gli attacchi di dolore sono tipicamente unilaterali a livello orbitario, periorbitario e temporale, durano solitamente dai 15 ai 180 minuti senza nessun trattamento e sono accompagnati a dei sintomi cosiddetti autonomici locali dallo stesso lato del dolore, sintomi sia oculari, solitamente c'è la lacrimazione, oppure l'occhio rosso o l'occhio che si chiude, la cosiddetta ptosi, e sintomi anche nasali, sempre dallo stesso lato del dolore, quindi c'è l'ostruzione della narice oppure addirittura il naso che cola, quindi la rinorrea. Tipicamente, lo potete vedere benissimo in questo video, il paziente fa fatica a stare fermo, cioè ha questa irrequietezza, questa agitazione, a differenza proprio di quanto avviene, ad esempio, nell'emicrania, dove il paziente cerca invece riposo e tranquillità. La cefalea grappolo è caratterizzata da attacchi di dolore nella forma episodica, che è quella più frequente, che si raggruppano proprio in alcuni periodi dell'anno, che sono i cosiddetti grappoli, e questi attacchi possono verificarsi anche fino a 8 volte al giorno, quindi pensate quanto può essere disabilitante questa cefalea. Che cosa abbiamo a disposizione? Quali sono le terapie che noi abbiamo per il trattamento della cefalea grappolo? In una visione cosiddetta generale possiamo dire che c'è una terapia dell'attacco, cioè la terapia acuta che ha lo scopo di bloccare, di abortire l'attacco doloroso, che non influisce assolutamente sulla durata e sulla frequenza degli episodi del grappolo, e una terapia invece di profilassi che ci aiuta proprio nel ridurre la frequenza degli attacchi e che deve essere intrapresa il prima possibile. Purtroppo però questa terapia di profilassi, almeno la maggior parte delle terapie che abbiamo al momento a disposizione, terapie farmacologiche orali, necessitano di una fase di titolazione, talora anche di 2, se non di più, settimane, quindi prima di raggiungere il dosaggio ottimale. Quindi possiamo avvalerci di una cosiddetta terapia di transizione, cioè che ci aiuta a tamponare, diciamo così, questa fase di titolazione. Ma la stessa terapia di transizione si può utilizzare anche, ad esempio, se noi abbiamo un paziente che ha un grappolo di durata breve, magari anche solo di 10 giorni, e quindi è inutile iniziare a intraprendere una terapia di profilassi che ha bisogno, abbiamo detto, di 2 settimane di titolazione, allora posso utilizzare la terapia di transizione. Questo è l'ultimissimo lavoro uscito. Un update, cioè è un aggiornamento proprio sul trattamento, anche su quelle più recenti, della cefalea grappolo e delle altre cosiddette cefalee trigemine autonomiche, con cui la cefalea grappolo condivide un capitolo della classificazione internazionale delle cefalee. Vedete, è recentissima, quest'anno, del 2022, e c'è un elenco appunto di tutti i farmaci, sia per il trattamento acuto che per il trattamento preventivo. Li vediamo brevemente. Dunque, per il trattamento acuto abbiamo a disposizione alcune opzioni. Intanto abbiamo l'ossigenoterapia, che ha un livello di evidenza alto, ha quindi una raccomandazione come livello A. La somministrazione è 15 litri al minuto, un ossigeno al 100% per 5-10 minuti. È una terapia che risulta essere efficace in circa i 2/3 dei pazienti e anche in tempo breve. Abbiamo detto che gli attacchi durano dai 15 ai 180 minuti, quindi la terapia sintomatica deve agire entro i 15 minuti. L'efficacia è stata dimostrata in diversi studi, ci sono anche degli studi randomizzati, placebo controllati. Non ha effetti collaterali, è un farmaco che è ben tollerato, che può essere ripetuto anche più volte nella giornata se ci sono attacchi plurimi nelle 24 ore.
Può però qualche volta ritardare l'attacco invece di bloccarlo, può avere questo effetto, purtroppo però ha una limitazione che è quella di praticità di utilizzo, perché il paziente ovviamente non può girare con la bombola di ossigeno. Alcune informazioni pratiche che sicuramente chi soffre di cefalea a grappolo già sa, l'ossigeno è dal 2016 stato inserito tra i medicinali che sono erogabili a carico del sistema sanitario nazionale proprio per il trattamento della cefalea a grappolo. Quindi con una impegnativa, una ricetta del sistema sanitario nazionale con la richiesta specifica di ossigenoterapia per cefalea a grappolo è possibile accedere a questo trattamento. Se voi volete ulteriori informazioni, vi ho messo anche il link del sito AIFA. Le altre terapie dell'attacco quali sono? La terapia iniettiva, Isupatrizan 6 mg la fiala sottocute, attualmente considerato il gold standard, cioè la terapia di prima scelta e più efficace nel trattamento degli attacchi di cefalea a grappolo. Perché? Proprio perché agisce entro i 15 minuti. È un farmaco molto buono, i pazienti ne parlano come un farmaco salvavita perché può essere, intanto l'assunzione ripetuta non aumenta la frequenza degli attacchi, è efficace, non perde di efficacia anche se assunto per lunghi periodi, non funziona, come abbiamo già sentito prima, come terapia di prevenzione, non è che l'assunzione regolare ripetuta riduca la frequenza di uso. È un triptano, appartiene alla famiglia dei triptani, dei vasocostrittori, per cui è controindicato in caso di patologie cerebrocardiovascolari, in caso anche di ipertensione arteriosa non controllata. È abbastanza ben tollerato, tra gli effetti collaterali più comuni ci sono un dolore, un senso di costrizione a livello toracico e parestesie alle mani o ai piedi. Altri farmaci sono a disposizione, anche il sumatriptan in formulazione in spray nasale o lo zolmitriptan in compresse, e vi ho messo qui altre terapie sintomatiche che negli anni sono state provate, ma quello che più mi interessava sottolineare è ad esempio i FANS, cioè gli analgesici, gli antinfiammatori non steroidei, che sono comunemente, largamente anche prescritti dai nostri colleghi medici e che nonostante la loro comprovata inefficacia, anche perché non esiste nessun antinfiammatorio capace di agire entro i 15 minuti proprio sull'attacco di cefalea grave. Per quanto riguarda invece la terapia di transizione, abbiamo a disposizione due opzioni, rappresentate dai corticosteroidi per via orale, la cui efficacia è stata dimostrata anche e supportata dall'evidenza clinica, ci sono anche diversi studi in aperto, c'è uno studio un po' più recente anche placebo controllato dove è stato appunto somministrato 100 mg di prednisone per 5 giorni, seguiti da una fase di decalage, cioè da una riduzione graduale, 20 mg ogni 3 giorni rispetto a un gruppo di placebo, e come potete vedere l'efficacia è significativamente maggiore nel gruppo trattato con prednisone. L'altro trattamento di transizione che viene utilizzato, ma che viene effettuato solo in alcuni centri specialistici, è l'iniezione di steroidi a lento rilascio a livello del nervo grande occipitale, che sembra essere coinvolto nella patogenesi della cefalea a grappolo, che è capace appunto di ridurre la frequenza degli episodi proprio nei 15 giorni successivi al ciclo di iniezione, quindi proprio in attesa di raggiungere con la titolazione il dosaggio ottimale, abbiamo detto, della terapia. La terapia preventiva invece, abbiamo detto, deve essere iniziata precocemente, il prima possibile. La maggior parte appunto ha bisogno di un periodo di titolazione, per cui sappiamo che possiamo avere a disposizione la terapia di transizione. Solitamente nella forma episodica della cefalea a grappolo il trattamento deve essere proseguito per almeno 2 settimane dall'ultimo attacco, nella forma cronica invece viene proseguito per più tempo. In ogni caso la riduzione deve essere sempre molto graduale, mai sospendere il farmaco bruscamente. È necessario comunque, soprattutto nella forma episodica, sospendere la terapia una volta terminato il grappolo e riprenderla poi non appena ricominciano gli attacchi e quindi il grappolo successivo. Come scegliamo noi il farmaco? Intanto possiamo fare riferimento anche ad una pregressa risposta e quindi efficacia di una terapia.
se ci sono degli stati degli eventi avversi, delle reazioni avverse, dobbiamo tenerne conto, così dobbiamo tenere conto, come sempre, se ci sono delle comorbidità nel nostro paziente e che quindi controindicano magari l'utilizzo di alcuni farmaci. Importante anche tenere conto del tipo proprio di cefalea a grappolo, se è la forma episodica o se è la forma cronica, se in base anche alla frequenza e al timing di presentazione degli attacchi, quindi se sono più spesso attacchi notturni o diurni, in base anche alla durata attesa della fase attiva. Abbiamo detto che se la fase attiva solitamente dura 10-15 giorni, è inutile intraprendere una terapia di profilassi. Perché dicevo ci sono delle differenze tra la forma episodica e quella cronica nella terapia di prevenzione? Perché nella cefalea a grappolo episodica la terapia preventiva ha lo scopo proprio di interrompere il grappolo, quindi di agire il più rapidamente possibile e bloccare il grappolo prima che questo si esaurisca spontaneamente. Nella forma cronica invece, dove gli attacchi sono continui senza mai periodi di remissione, non è tanto importante la rapidità di azione quanto invece non avere fenomeni di effetti collaterali o di tossicità legate appunto all'uso prolungato del farmaco. Queste sono le terapie orali che al momento abbiamo a disposizione secondo le linee guida, secondo le raccomandazioni. Per quanto riguarda il trattamento di profilassi. Il verapamil, che è un calcio antagonista, il farmaco di prima scelta sia nella forma episodica che in quella cronica, ha un'efficacia paragonabile a quella del litio, sembrano avere anche delle similarità nel meccanismo di azione. È un farmaco abbastanza ben tollerato, ha delle controindicazioni che dobbiamo sempre tenere conto, soprattutto se c'è una storia di cardiopatia, in particolar modo di insufficienza cardiaca o un blocco atrioventricolare o una storia di fibrillazione atriale o di fibrillazione atriale. E infatti il trattamento prevede sempre, soprattutto quando il dosaggio viene aumentato, l'esecuzione di un elettrocardiogramma sia prima che dopo l'aumento. Tra gli effetti collaterali più comuni ci sono l'astenia, cioè la stanchezza, può dare abbassamento della pressione, può dare anche stitichezza e edema gonfiore agli arti inferiori. L'altro farmaco utilizzato e che è efficace soprattutto nella forma cronica sono i sali di litio, il carbonato di litio, che sono farmaci utilizzati da tempo già nel trattamento in psichiatria, nel trattamento di alcune patologie psichiatriche e soprattutto alcune patologie che sembra condividano alcune caratteristiche proprio con la cefalea a grappolo. Anche qui il meccanismo d'azione non è del tutto conosciuto, verosimilmente c'è un'azione a livello più centrale, quindi a livello dell'ipotalamo, che sembra essere un po' il centro generatore, diciamo, così degli attacchi di cefalea a grappolo, e anche qui il farmaco è controindicato in alcune condizioni, se c'è un'insufficienza cardiaca, se ci sono disordini degli elettroliti, se c'è anche un'insufficienza renale o se ci sono anche problemi tiroidei, perché purtroppo il litio appunto può dare tra gli effetti collaterali una tossicità a livello tiroideo o a livello renale. Quindi è necessario sempre monitorare la litiemia, che deve essere mantenuta al di sotto di 1,2 milli equivalenti litri, proprio per evitare la possibilità di litio. Negli altri farmaci che abbiamo a disposizione appartengono alla famiglia degli antiepilettici, in particolar modo quelli per cui è stata maggiormente valutata l'efficacia sono il topiramato e il gabapentin. Dosaggi differenti, sono farmaci che sono utilizzati anche, a differenza del verapamil e del litio, che sono specifici per la cefalea a grappolo, sono utilizzati anche nell'emicrania, soprattutto nelle forme croniche, e troviamo anche la melatonina, a dosaggi molto alti, fino a 10 mg al giorno, solitamente come terapia ad on, cioè in aggiunta ad altre terapie di profilassi. Arriviamo un po' a quello che è l'interesse di questa strada, cioè che cosa abbiamo in questa diapositiva che vi avevo già presentato all'inizio di nuovo nel trattamento appunto della cefalea a grappolo. Abbiamo in realtà, come potete vedere, al momento approvate e validate solo due cose nuove, che sono la stimolazione del nervo vago per il trattamento acuto e preventivo della forma episodica di cefalea a grappolo e il galcanezumab, che è un anticorpo monoclonale per il trattamento preventivo della forma episodica della cefalea a grappolo. Come siamo arrivati però a tutto questo? Dunque, questa è un po' una
In questa diapositiva viene un po' vengono presentati tutti i clinical trial che sono in corso con gli anticorpi monoclonali per il trattamento della cefalea grappolo. Gli anticorpi monoclonali sicuramente ne avrete sentito parlare, sono stati un po' la scoperta degli ultimi anni, farmaci specifici per il trattamento dell'emicrania, perché sono delle molecole che vengono prodotte in laboratorio e che agiscono contro un bersaglio che è specifico, che è il CGRP, che viene rilasciato durante gli attacchi di emicrania o di cefalea grappolo. Tante appunto l'efficacia nel trattamento, nella prevenzione dell'emicrania, sia cronica che episodica, sono ovviamente stati disegnati dei trial farmacologici anche per testare questi anticorpi nella cefalea grappolo, sia episodica che cronica. Attualmente abbiamo a disposizione 4 anticorpi monoclonali, agiscono differentemente in quanto entrambi vanno poi sono diretti contro il CGRP, ma uno solo contro il recettore che è l'Erenumab e gli altri 3 invece sono diretti contro il CGRP stesso. Vediamoli un attimo questi studi e che cosa hanno portato. Allora, questo studio è quello del galcanezumab, quindi l'anticorpo monoclonale, il dosaggio più elevato rispetto a quello che viene utilizzato nel trattamento dell'emicrania, 300 mg al mese verso placebo. Lo studio ha mostrato una efficacia statisticamente superiore, significativamente superiore rispetto al placebo nel ridurre il numero di attacchi dolorosi, quindi nel ridurre la frequenza degli attacchi di cefalea grappolo, motivo per cui l'FDA ha approvato il trattamento con galcanezumab per come preventivo per la cefalea grappolo episodica. Nella forma cronica, lo stesso studio dove sono stati comparati appunto pazienti un braccio con il farmaco, con galcanezumab, un braccio con placebo, purtroppo non abbiamo ottenuto nessuna differenza, non è stata ottenuta nessuna differenza tra i due gruppi, quindi non è stata dimostrata fondamentalmente l'efficacia del galcanezumab. Cosa succede? Che l'FDA ha approvato il trattamento della forma episodica, ma ad esempio in Italia non è ancora disponibile. E questo perché? Perché c'è stato anche uno studio dove sono stati confrontati sia pazienti episodici che pazienti cronici, dove alla fine i risultati sono stati più incerti. Quindi per non sbagliare, diciamo così, non è stato approvato, almeno o comunque in Italia non è ancora disponibile. Gli altri anticorpi che sono stati testati, il fremanezumab a dosaggi anche differenti, sia per la forma cronica che per la forma episodica, addirittura gli studi trial sono stati bloccati per futility, ovvero a un certo punto tramite una interim analysis si è visto che il farmaco o comunque con lo studio non si sarebbero raggiunti mai i livelli di significatività necessari per approvare il farmaco, per cui è stato interrotto, anzi. L'altro farmaco, l'altro anticorpo monoclonale che è stato provato e che ha in corso il trattamento è quello, è il epinezumab, che tra l'altro è l'unico che viene somministrato per via endovenosa, gli altri sono tutti per via sottocutanea, sia nella forma episodica in uno studio placebo controllato e che nella forma invece cronica, che è uno studio in aperta, sono ancora in corso e quindi non abbiamo ancora dei risultati. Anche l'erenumab, che è l'altro anticorpo, vi dicevo, diverso dagli altri 3 perché attacca direttamente il recettore del CGRP, dosaggi differenti solo nella forma cronica, è stato testato, è in corso in realtà lo studio, anche qui non abbiamo ancora risultati. E per finire ve lo riporto perché non ci sono solo gli anticorpi monoclonali diretti contro il CGRP, ma perché? Perché la ricerca è andata avanti, ci sono addirittura delle molecole ancora più piccole che possono passare la barriera ematoencefalica, che sono i gepanti, che agiscono anche questi comunque contro il CGRP, per cui anche il rimegepant, che è un po' il capossibile di questi gepanti, è stato testato per il trattamento della cefalea grappolo, ma anche qui gli studi sono ancora in corso.
Quindi studi ce ne sono stati, molti sono ancora in corso, risultati, ripeto, a parte il galcanezumab approvato per la forma episodica, non hanno, diciamo così, dato quanto speravamo. Un po' anche perché, questo ve lo riporto, perché non è semplice in realtà disegnare un trial farmacologico per la cefalea grappolo e per le cefalee di questo gruppo, cioè le cefalee trigemine autonomiche. Perché? Perché in realtà io l'ho definito come un decorso capriccioso, cioè sono cefalee dove sia il singolo attacco, abbiamo detto, ha una durata breve e quindi va in remissione spontanea, ma anche il grappolo stesso può andare in remissione spontanea. Quindi come facciamo noi a capire se è il farmaco di prevenzione che abbiamo dato o se è il grappolo stesso che è in autonomia, quindi spontaneamente è andato in remissione? Perché c'è una differenza tra un grappolo e l'altro. Non è che sempre sono uguali, quindi la frequenza degli attacchi, il timing di presentazione degli attacchi è uguale. Perché nelle forme soprattutto croniche c'è anche il rischio di sviluppare, ad esempio, un abuso di sintomatici, quindi di sviluppare una cosiddetta medication overuse headache, cioè una cefalea cronica con abuso di farmaci che dobbiamo anche trattare. Quindi sono poi forme rare, ne abbiamo parlato, la cefalea a grappolo è rara, ma le altre di questo gruppo sono ancora più rare. Quindi ci sono proprio delle problematiche metodologiche nel disegnare questi trial farmacologici. Quindi non è facile, ecco, poi testare farmaci proprio per la cefalea. Ma non è finita, perché non abbiamo solo le terapie orali, nel senso che abbiamo detto che la maggior parte dei pazienti è affetto dalla forma episodica, purtroppo il 10% invece soffre della forma cronica, ovvero gli attacchi sono continui, non ci sono periodi di remissione. E di questi addirittura un 1% è affetto dalla forma cronica resistente, cioè refrattario a qualsiasi terapia di profilassi che è stata impostata. Quindi per questi farmaci, per questi pazienti negli anni, sono state proposte anche delle terapie chirurgiche, delle procedure chirurgiche o più avanti anche delle procedure di neuromodulazione. Le procedure chirurgiche sono tutte molto invasive, dirette, sono state provate di tutto e di più, dirette contro due bersagli principalmente, ovvero contro il nervo trigemino e contro il sistema parasimpatico, che sembra essere quello responsabile dei sintomi dei locali, quindi a livello dell'occhio e a livello del naso. Purtroppo senza appunto procedure chirurgiche invasive, spesso anche pericolose perché hanno portato degli eventi avversi seri, di efficacia poi incerta, non ci sono dati sul lungo termine, e addirittura, questo è uno studio ormai vecchio di 20 anni fa, ma questi colleghi hanno addirittura individuato la persistenza di attacchi di cefalea grappolo dopo la sezione completa del nervo trigemino. Quindi, oltre ad aver supportato l'inefficacia del trattamento, però questo poi ci ha aiutato anche a individuare, insieme ad altre caratteristiche cliniche della cefalea grappolo, agli studi di neuroimmagine, anche che effettivamente c'è qualcos'altro che agisce e che diciamo così genera gli attacchi di cefalea grappolo, che poi è stato scoperto essere l'ipotalamo, in particolar modo l'ipotalamo posteriore. Quindi si è andato un po' avanti, dicevo, quindi oltre alle tecniche chirurgiche si è andato avanti con delle tecniche di neurostimolazione che idealmente possono essere applicate un po' a tutte le strutture che sono coinvolte nella patogenesi della cefalea grappolo. Vengono suddivise in centrali o periferiche, appunto a seconda che interessino il sistema nervoso centrale o periferico, ma tecniche di neurostimolazione che sono conosciute dall'antichità. Sembra che già gli antichi romani, che l'imperatore Tiberio Augusto utilizzasse per la sua lombalgia e per la sua cefalea l'applicazione proprio di un pesce elettroforo, la torpedo marmolada, per trattare i suoi dolori. Quindi tecniche di neurostimolazione che vanno da quelle più invasive. La primissima è stata la deep brain stimulation, quindi la stimolazione a livello ipotalamico,
il primo paziente con cefalea grappolo cronica è stato impiantato a Milano presso l'Istituto Vesta, sono ormai passati più di 20 anni, da allora quasi un centinaio di pazienti è stato sottoposto all'intervento. Anche qui i risultati non sono sempre stati molto buoni, l'intervento è comunque invasivo, un intervento abbastanza pericoloso, c'è un rischio fino anche al 3% di emorragia cerebrale durante l'intervento, una paziente anche deceduta in Belgio, per cui viene riservato solo per i casi più gravi, e via via sono state quindi studiate e individuate delle tecniche di neurostimolazione sempre più selettive, ma anche meno, possiamo dire così, invasive. In particolar modo quella del nervo, la stimolazione del nervo occipitale e del nervo del ganglio sfenopalatino, poi addirittura anche quelle transcutanee, come la stimolazione del nervo. Vediamole brevemente, solo quelle che ci interessano, che sono poi quelle che prima sono state approvate. La stimolazione del nervo vago, che è ampiamente utilizzata per i pazienti affetti da epilessia, ma anche in altre patologie neurologiche. Effettivamente diversi studi ne hanno evidenziato l'efficacia non solo sull'emicrania, ma anche sulle cefalee primarie. La stimolazione può essere con un approccio invasivo, quindi viene introdotto proprio un elettrodo a livello del nervo vago, ma quello che viene utilizzato di più e che è stato approvato poi come trattamento per la cefalea grappolo episodica è l'approccio meno invasivo, quindi con un apparecchio, con un device transcutaneo viene appunto stimolato il nervo vago. Gli studi più importanti che poi hanno portato ai risultati che vi ho detto sono questo qua, che è lo studio PREVA, dove è stata valutata nei pazienti con cefalea grappolo cronica, però il trattamento sia acuto che di prevenzione, quindi utilizzato sia come trattamento sintomatico che preventivo, e effettivamente si è dimostrato efficace nel ridurre la frequenza degli attacchi di cefalea grappolo, e l'altro invece che è l'utilizzo come trattamento acuto nella forma episodica di cefalea grappolo della stimolazione del nervo vago. Vedete che i pazienti con cefalea grappolo episodica trattati con la stimolazione del nervo vago hanno ottenuto, la maggior parte ha ottenuto un pain relief, cioè una riduzione, quindi un blocco del dolore a 15 minuti. E questo è risultato ovviamente superiore, statisticamente superiore rispetto ai pazienti trattati con placebo. L'altro approccio di neurostimolazione utilizzato è quello del nervo occipitale, principalmente per le forme croniche resistenti. Questo è il primissimo studio, lo studio pilota, dove ho partecipato anch'io con i colleghi del Belgio, con il professor Schoenen. L'applicazione quindi a livello del nervo occipitale, che sembra essere coinvolto anche lui nella patogenesi della cefalea grappolo, che determina una riduzione, una frequenza degli attacchi di cefalea grappolo cronica. I nostri dati sono poi stati confermati in studi successivi, anche in doppio cieco, multicentrici e controllati, e addirittura anche ci sono stati degli studi che hanno valutato non solo l'efficacia a lungo termine, ma anche la safety, cioè la sicurezza proprio del trattamento. L'altro ancora trattamento di stimolazione, di neurostimolazione, è quello del ganglio sfenopalatino, quindi viene applicato uno stimolatore a livello di questo ganglio che appartiene alle vie, al sistema parasimpatico. L'intervento è un po' più invasivo, è stato designato come trattamento acuto. In realtà poi si è visto che l'utilizzo prolungato come terapia sintomatica riduceva anche la frequenza degli attacchi. Purtroppo la procedura può dare qualche effetto collaterale anche abbastanza serio, e quindi non è proprio tra i primi trattamenti di neurostimolazione che vengono proposti. Quindi che cosa possiamo dire sulle tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione? Che sia quella più invasiva, che la DBS ipotalamica, che quelle meno o poco invasive, si sono rivelate efficaci nel trattamento della cefalea grappolo. Però fra tutte, nella forma di cefalea grappolo cronica e resistente, la stimolazione del nervo occipitale sembra, cioè è considerata anche adesso,
anche dalle HF, la tecnica di prima scelta, proprio perché ha un miglior profilo di sicurezza. E ricordiamoci appunto che c'è anche però a disposizione, ed è assolutamente non invasivo e molto ben tollerato, anche la stimolazione del nervo vago proprio come trattamento acuto nella forma episodica della cefalea a grappolo. Credo di aver finito, sì. Ok, vi ringrazio. Grazie. Grazie. Molte grazie Marta, sei stata molto chiara, anche se l'argomento è ovviamente particolarmente complesso. Il messaggio credo che si deve portare a casa per i pazienti che ci stanno ascoltando, che soffrono di questa forma, che molto efficacemente le prime diapositive che hai mostrato confermano essere una delle forme più invalidanti, no? Una volta si parlava di cefalea da suicidio, in realtà per fortuna non ci sono dei dati epidemiologici che confermano questa dicitura, però è vero che tutti i pazienti la descrivono come uno dei dolori più atroci che si possa sperimentare. Quindi se noi pensiamo che ci sono pazienti che ne soffrono quotidianamente da anni, si comprende come sia veramente una forma terribile. Sono stati fatti dei passi avanti enormi, come tu hai sottolineato, ci sono delle oggettive difficoltà a studiare queste forme. C'è un aspetto che resta tuttora in qualche maniera aperto, che è il discorso che riguarda le analogie e differenze con l'emicrania, perché come tu hai mostrato, uno dei farmaci ancora, anche se è stato scoperto e messo in uso clinico ormai diversi anni fa, il sumatriptan sottocute, resta un presidio molto, molto efficace nel trattamento dell'attacco dei pazienti che soffrono cefalea a grappolo, come dell'attacco emicranico. In Italia è sempre stato usato molto poco rispetto ai paesi anglosassoni nei pazienti emicranici, mentre i pazienti con cefalea a grappolo sicuramente lo usano molto di più. E dicevo, ecco, vediamo come emergano dei dati un po' contrastanti anche nell'approccio terapeutico. Da una parte ci sono dei farmaci che funzionano in entrambe le forme e dall'altra ci sono dei farmaci che invece funzionano solo in un tipo di cefalea. E sicuramente il quadro che esce è quello di una ricerca che si sta impegnando molto in questo settore, in parte diciamo in coda a studi fatti sull'emicrania, con questi nuovissimi farmaci che sono usciti e stanno uscendo sul mercato, e in parte qui mi riferisco soprattutto all'approccio non farmacologico, quindi le terapie, c'è uno spettro anche nell'ambito delle cosiddette terapie invasive, perché chiaramente un conto è la neuromodulazione fatta con degli impianti che richiedono degli interventi piuttosto semplici e sicuri, e un conto è ovviamente la deep brain stimulation, cioè tecniche chiaramente che comportano dei rischi che vengono riservati solo ai casi ovviamente cosiddetti trattabili, che ci sono purtroppo e come sono per fortuna anche una piccola minoranza. E quindi penso che i pazienti possano guardare con fiducia a queste nuove prospettive. Sicuramente emerge anche molto chiaro da tutto quello che tu hai detto che è un tipo di forma che richiede elevati livelli di competenza, proprio perché gli studi condotti in questi pazienti sono tantissimi, l'apporto del scientifico è in continua evoluzione ed è difficile per chi non si occupa specificamente di queste forme essere sempre aggiornato sulle nuove prospettive terapeutiche. Prima di cedere la parola a Lara e a Cristina per i loro commenti o eventuali domande, vorrei sottolineare che
per i pazienti che ci stanno ascoltando, che Alleanza Cefalagici, che si è sempre, ha sempre continuato a occuparsi di questa patologia, aveva anche creato un sito ad hoc su queste forme, che è purtroppo rimasto per diversi anni in stand-by per la tragica scomparsa di Paolo Rossi, che è morto alcuni anni fa in un incidente automobilistico e che si occupava specificamente di questo problema. Adesso stiamo, anche grazie anche alla tua collaborazione, riattivando questo sito. Abbiamo anche identificato una coordinatrice, una responsabile di questa sezione, una paziente che soffre, purtroppo non ha potuto essere presente oggi perché aveva una visita già fissata da tempo, e quindi sicuramente metteremo, parlo a nome ovviamente di Lanza Cefalagici, ma questo Lara lo confermerà tra poco, rimetteremo di nuovo molto al centro dell'attenzione di questa associazione, di questa nostra associazione pazienti, questo capitolo molto importante che è costituito dalla cefalea grappolo. Abbiamo anche il programma di allestire alcuni tutorial, uno in particolare sull'uso dell'ossigeno, le mascherine, cioè, perché a volte i pazienti domandano se la metto correttamente, quando la devo mettere, e sono domande che i pazienti fanno molto frequentemente. L'uso dei tutorial credo che sia un buon approccio, perché dà una esemplificazione in pochi secondi, in pochi minuti, di quello che uno deve fare, e stanno prendendo così molto, molto piede. E cedo quindi la parola a Lara e ti ringrazio ancora moltissimo. Grazie per a voi. Per il contributo. Io qualcosina la devo dire rispetto all'uso dell'ossigeno. Non è così vero che i pazienti grappolati possano accedere a questo farmaco come aiuto, perché sa quante volte io devo intervenire mandando la direttiva AIFA e lo stesso non riescono ad ottenere l'ossigeno. Ed è una cosa assolutamente di cui bisogna proprio occuparsi, perché è una cosa assolutamente incredibile che una regione come il Veneto abbia una zona che prescrive senza problemi l'ossigeno, un'altra zona che proprio il medico di medicina generale non lo vuol prescrivere perché dice che non può farlo. E il paziente dovrebbe farsi fare una impegnativa perché ha problemi ai polmoni. Ma è possibile questa cosa? E succede, dottoressa Allena, succede. Se vuole, io spero sia in ascolto un ragazzo che ha questo problema proprio in questo momento del Veneto, e ci stiamo lavorando da più di un mese, mi creda. Ho scritto a tutti per vedere di aiutarlo, e le risposte sono che stanno facendo e stanno informando, ma lui ancora non può avere l'ossigeno. Questa è una cosa impossibile. Quindi io spero che queste persone che hanno questa responsabilità, perché l'ossigeno può arrivare a fare molto meglio di un farmaco a volte per alcune persone che sono farmacoresistenti, per esempio. E quindi per quale motivo bisogna impedire a questa persona? Guardi, c'è stata una ragazza, sempre veneta, che ha deciso di spostarsi in Spagna, va bene? 2 anni fa è andata ad abitare in Spagna, perché qui per lei era impossibile avere l'ossigeno, sempre in Veneto e sempre in quella zona lì. Quindi, come è possibile? Io mando loro questo
Dopo lo so che mi arriveranno botte a non finire perché ho parlato di una regione, però questa è l'unica regione dove i pazienti si muovono per avere anche questa possibilità ed è una cosa impossibile. Arrivati nel 2022 con AIFA, che sono ormai 6 anni che ha approvato questa cosa, dove con il dottor Rossi non immagina dal 2010 che ci stavamo dando da fare insieme a un altro grappolato. Quindi è impossibile. Mi dispiace aver rubato tempo, però questa cosa la dovevo dire. A te, Cristina, tesoro, di pure. No, io ringrazio intanto la dottoressa perché, per il suo intervento. Io sono un'emicranica e del grappolo so veramente poco, quindi la ringrazio perché stasera ho preso anche appunti del suo intervento e me li terrò cari perché davvero ci ha dato delle notizie importanti. Vorrei chiedere un paio di cose e intanto se Lara mi permette, vorrei citare un episodio che le rappresenta, dato che lei è stata protagonista, purtroppo. Ho assistito ad un attacco di grappolo di Lara. Per me è stata una tra le mezz'ore di panico più brutte, penso, della mia vita, perché ho visto Lara in grossissime difficoltà, veramente in grossissime difficoltà. Aveva come un lampo che le attraversava l'occhio e il naso. Una cosa per me sconvolgente perché io non l'avevo mai visto. Tra l'altro non riusciva a parlare perché era presa e non riusciva a respirare perché era presa alla gola. Io presa praticamente dal panico perché non sapevo che cosa fare, cioè veramente volevo andare a casa perché non volevo essere di peso a lei, però volevo restare perché se aveva bisogno lì c'era comunque qualcuno, anche se c'era comunque Gabriele. Veramente panico e un momento in cui ti senti inutile e mi sono messa anche nei panni di chi ci sta accanto, non soltanto i grappolati, ma gli emicranici o comunque i cefalagici in genere. È davvero difficile stare accanto a noi, veramente a noi. Come pazienti, perché ti senti in alcuni momenti ti senti davvero inerme, non sei che pesce pigliare, non sai come comportarti, non sai che cosa fare, non sai come essere di aiuto. Io in quel caso davvero panico, per me è stato un momento di panico e quando ho visto il filmato che lei ha proposto, ho rivissuto un attimo quel momento. Quanto ho detto, mamma mia, ma quanto dolore hanno queste persone? Ma quanto ne hanno? E come fare per sollevare un po' dal dolore queste persone? Per fortuna che la scienza va avanti, per fortuna che ci sono le ricerche, per fortuna che ci siete, per fortuna che ci aiutate, perché altrimenti c'è veramente. È fuori dal mondo vedere delle persone che soffrono così tanto. Cioè, veramente mi emoziono adesso perché è fuori da ogni logica. Però per fortuna che ci siete, per fortuna che ci aiutate, grazie. Prima di cedere la parola a Marta per la sua replica, vorrei fare un brevissimo commento ai due interventi. Parto da Cristina direttamente. Sì, in effetti, come già aveva sottolineato la dottoressa Lena, la tipologia di comportamento è generalmente diversa nei pazienti emicranici rispetto a quelli a cefalea grappolo. Poi ecco, ci sono delle forme particolari come quella di Lara, in cui c'è l'associazione delle due forme, che ecco, sono per fortuna nel corso degli anni, poi una volta scompare, ecco, resta solo l'emicrania, però effettivamente quando uno ha entrambe le forme è un po' disperato, ecco, perché ha questa esperienza di dolore incredibile con queste due tipologie diverse, ed entrambe però molto difficili da sopportare. E dicevo comportamento diverso, nel senso che
L'emicranico generalmente tende ad appartarsi al buio, quindi soffre in qualche maniera in silenzio. Il paziente con cefalea a grappolo diventa estremamente irritabile, ci sono anche casi di aggressività stati descritti. E quindi c'è effettivamente una difficoltà, penso, per chi anche questi caregiver, coloro che fanno assistenza ai pazienti, per il comportamento da seguire, perché non sanno bene come approcciarsi a questo tipo di problemi. E un brevissimo commento a Lara, ecco, lei stessa ha detto, ecco, chiaramente non, lei ha giustamente citato l'esemplificazione, quindi ricordando la regione, non è poi in realtà, adesso Lara può correggermi, perché le regioni hanno ovviamente, c'è una gerarchizzazione nell'organizzazione della sanità che a tutti nota, no? Quindi c'è esempio l'AIFA che ha un regolamento a livello nazionale, poi ci sono le regioni, poi ci sono le ASL, le ST, hanno un mare di nome, ogni regione ha le sue sigle, e quindi può capitare che in questa burocratizzazione, che è in realtà anche migliorata negli anni, adesso io ricordo quando si dovevano fare i trial clinici internazionali, noi, forse anche Marta si ricorda, adesso per fortuna le cose sono molto cambiate, quindi i centri di altissimo livello possono partecipare assieme alle altre nazioni a questi trial, e in passato poteva capitare di non poter partecipare perché ci volevano 8-9 mesi per avere le autorizzazioni per poter partecipare. Adesso le cose sono molto migliorate, però chiaramente in questi vari gradini di gerarchizzazione, di burocratica, ci possono essere delle gravi inefficienze. Quindi un ruolo molto importante delle associazioni di pazienti è anche quello di raccogliere questo, sempre nel rispetto ovviamente delle competenze, in pieno comportamento di civiltà, come è sempre stato fatto dalle associazioni serie come Alleanza Cefalalgici, però hanno anche un ruolo molto importante nel segnalare queste inefficienze che sono dovute spesso all'ignoranza, alle lentezze burocratiche. C'è anche un quarto livello, che è quello dei medici di medicina generale, perché anche questo va considerato che a volte i medici di medicina generale, tutti coloro che sono occupati o si occupano di cefalea, sanno che a volte il medico dice: ah, ma no, perché prende questo farmaco, senza conoscerlo nemmeno, no? Quindi ci sono anche questi fattori, fanno parte ovviamente del comportamento umano, ma però è importante correggerli, perché senza la conoscenza dei dati scientifici e ovviamente di quello che comporta poi sul piano anche legislativo, il paziente può trovarsi in grosse difficoltà. Marta, ti lascerei di concludere con il tuo commento finale, noi siamo nei tempi giusti. Ringrazio nuovamente te, Lara, Cristina e ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, perché moltissime visualizzazioni avvengono successivamente su Facebook, okay. YouTube. Dottoressa, prima che cominci, posso farle soltanto un'altra certo. domanda? Perché mi è successa la settimana scorsa un episodio, volevo chiarire anche per dare un attimo di giustizia a questi pazienti. Mi ha contattato una coppia dove lui è grappolato e è stato a pronto soccorso di una città del centro Italia. Già si mette le mani nei capelli. Io sono inorridita, però no, ho detto non ho mai sentito una cosa del genere. È stato come sintomatico, è stato mandato a casa con della Novalgina e dell'Oki e una pastiglia per lo stomaco. Io non l'avevo mai sentito. Un grappolato era un grappolato. Era un grappolato, sì, era un grappolato. Perché io ho detto, guardi, io non ho mai sentito una cosa del genere.
veramente non sono grappolata, ne so poco di grappolo, posso anche informarvi, posso darvi tutto il sostegno morale che volete, ma io una cosa del genere non l'ho mai sentito. Rivolgetevi magari a qualcun altro, andate, gli ho dato tutte le indicazioni per rivolgersi al centro Cefalè, dove c'è qualcuno che ne sa sicuramente di più di questo medico. Non mi sembra molto corretta come aiuto da dare ad un paziente che è andato in un pronto soccorso perché non sapeva più che cosa fare o dove sbattere la testa in questo caso. E un'altra cosa, avranno i grappolati una speranza per avere un monoclonale? Ci sarà prossimamente su questi schermi? Basta, ho finito. Ok. No, dico questo solo. Allora, sebbene la cefalea a grappolo abbia delle caratteristiche cliniche ben ben definite, l'avete visto anche nel video, purtroppo i nostri pazienti hanno ancora un ritardo diagnostico che si aggira in media intorno ai 10 anni. Quindi sono pazienti che hanno visto prima l'otorinolaringoiatra, il dentista, altri neurologi, medici del pronto soccorso, dove spesso magari non c'è il neurologo, c'è un medico di medicina interna che, poveretto, di cefalea a grappolo non ne sa assolutamente nulla, nella maggior parte dei casi. Quindi molte volte l'accesso al pronto soccorso diventa veramente frustrante, cioè il paziente, oltre a stare male, si sente anche non capito. Quindi già è difficile capire questi pazienti, a maggior ragione per loro, che non venga neanche riconosciuta la malattia e quindi non trattata in maniera corretta è straziante, direi. Ecco, quindi è fondamentale come primo passo, prima di impostare o per impostare una terapia corretta, una diagnosi corretta. Quindi sì, è necessario rivolgersi a dei centri specialistici, dove poi è possibile anche, noi abbiamo partecipato in questi ultimi anni, anche entrare in trial farmacologici proprio per testare questi anticorpi monoclonali, ad esempio. Noi adesso al Centro Cefalee di Pavia abbiamo un trial farmacologico in corso con uno di questi anticorpi monoclonali. E quindi se un paziente si rivolge anche al centro giusto, diciamo così, ha anche possibilità terapeutiche maggiori magari, ecco, rispetto. Quindi lo consiglio vivamente, ecco, una visita in un centro specialistico dove viene fatta anche una diagnosi corretta è fondamentale proprio per la gestione di questa patologia così, così disabilitante, così purtroppo sì, ancora poco conosciuta, perché purtroppo è ancora poco conosciuta. Comunque speranze ce ne sono e diciamo che questo subbuglio che si è creato con l'emicrania ha fatto molto bene alla cefalea a grappolo, ecco, che ne ha giovato e quindi ne sta giovando, quindi ha ricevuto anche più interesse, pur essendo meno frequente, meno rara, meno sì, più rara, ecco. Quindi tutto sommato gli ha fatto bene, ecco. Grazie. Grazie, dottoressa. Ti ringrazio comunque. Grazie ancora, un saluto a tutti. Grazie mille, tanti saluti a tutti e tanta salute. Esatto. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera. Grazie ancora Marta, arrivederci. Grazie a voi.